Immaginate se qualcuno prendesse l'intera Terra e ritagliasse un piccolo cerchio. Poi prendesse quel cerchio e lo avvolgesse attorno a una sfera e ti dicesse che è lì dove vivi. Questo è tutto quello che c'è. Come potresti saperlo? Adesso immaginate che il nostro mondo è un piano esteso molto più grande con molti altri mondi e i controllori hanno fatto la stessa cosa con questi altri mondi. Hanno ritagliato e avvolto attorno ad una sfera e poi hanno detto «Voi vivete qui, questo è tutto quello che c'è» e non ci ha permesso di esplorare il sud. Come potresti saperlo? È tempo di rompere la matrice del globo, la prigione della mente delle creature. Stanno nascondendo il nostro vero potenziale. Stanno nascondendo tutto quanto. Imparate la verità del nostro mondo. A disposizione avete il fornitissimo indice alfabetico con oltre 2700 voci, dove attraverso le lettere qui in alto potete arrivare velocemente ad esempio alla I oppure alla P. È veramente molto facile, senza dover scorrere tutte le voci. E dopo il video che abbiamo appena visto, mi sono ricordato che ho pubblicato una mappa di 1000 anni fa, stampato dalla Gazzetta Hawaiana, che mostrava i continenti oltre la cintura dei ghiacci. Clicco sulla M e cerco mappa. Eccola qui, mappa 100 secoli fa. Kobayashi, Hawaiian Gazette, venerdì 11 gennaio 1907, PDF. Interessante, non trovate? Nel caso invece ricordate solo una parola dell'argomento che non era all'inizio del titolo, basta semplicemente cliccare contemporaneamente i tasti Command F o CTRL F a seconda del browser che state usando. Qui su Chrome è sufficiente cliccare sui tre puntini in alto a destra e cliccare Trova. Vedete che vi indica anche la combinazione dei tasti. Cerchiamo Tartaria. Vedete che nella pagina ha trovato 8 voci. Usando le freccette possiamo scorrere in su o in giù fino ad arrivare alla voce che ci interessa. Come potete osservare, scopriamo anche Copenaghen, edifici della Tartaria. Se cerco Gesuiti, uso la G dalla barra in alto e arrivo a Gesuiti, ma mi sembrava un altro titolo. Ecco che allora uso la combinazione per la ricerca che abbiamo appena visto. Vedo solo 6 voci qui, ma nel box di ricerca ne risultano 9. Usiamo le freccette e scorriamo. Ah, eccolo qui, Impero Romano e la Terra Piatta, Gesuiti. E poi Newton, Galileo, frodi scientifiche della nobiltà nera e Gesuiti. Quando vedete queste icone si tratta di video dove Dino appare in prima persona. Infatti se vi fermate col mouse sopra senza cliccare si legge video con Dino Tinelli. Mentre quando vedete il pollice up si tratta di video che reputo interessanti. Infatti sempre fermandosi col mouse e senza cliccare sopra si legge video consigliato. Ovviamente le playlist sono contrassegnate da queste icone. E da qualche tempo trovate anche le icone che vi indicano i video di The Secrets of the World, come questo ad esempio. Perché si invecchia? Cause e rimedi, ippocampo. Per fare le ricerche è meglio usare un computer perché telefonini e tablet in generale sono molto limitati. Funzionano esattamente come il televisore, servono solo per assorbire, poco per scegliere. Ecco perché dico sempre di disfarvi dei device, se ancora non avete capito. Siete voi che dovete dirigere il gioco, non le macchine. Buone cose a tutti e tutte. Dino.